Carissimi amici e lettori di Tecnoandroid, un saluto da Gianluigi. Oggi siamo qui per recensire Comu Mini PC. Andiamo allora a vedere come si comporta. Allora, negli ultimi tempi noi abbiamo imparato a conoscere Comu come un brand prettamente focalizzato sulla produzione di smartphone e tablet, ma grazie all'importanza e alla bravura del suo team è riuscito anche a creare un dispositivo utile anche nell'ambito PC. Ovviamente questo mini PC fa parte di un segmento che è sempre stato considerato come dei media center, dispositivi quindi che possiamo andare a collegare a uno schermo o ad un televisore solo per l'utilizzo e per lo sfruttamento delle peculiarità multimediali. Comu invece ha pensato di mantenere sempre questa vocazione multimediale grazie alla quantità di codec che riesce a supportare nativamente l'hardware presente all'interno. In più ha cercato di rendere questo dispositivo un prodotto da utilizzare più a tutto tondo, quindi anche per navigare o magari per scrivere qualche testo grazie alla suite d'ufficio Office o ad altre suite libere come LibreOffice. Poi su Office ci andremo a focalizzare di più durante la recensione quando passeremo alla versione desktop. È presente inoltre all'interno del mini PC una batteria da 7000 mAh che ci consente di gestire anche il suo funzionamento tramite sistema operativo grazie ad un sensore che Comu ha integrato e che ad esempio su alcuni dispositivi concorrenti non è presente. Quindi noi potremo utilizzare e organizzare l'utilizzo della batteria direttamente da Windows come accade per un qualsiasi notebook o netbook. La presenza della batteria da 7000 mAh inoltre ci consente quindi di avere una soluzione in più in mancanza di corrente elettrica e inoltre fa guadagnare al dispositivo la funzione di power bank, ovvero noi grazie ai 7000 mAh riusciremo tranquillamente a portare a compimento la carica dei nostri smartphone e tablet anche per un paio di volte. Il telaio di questo dispositivo è in alluminio e consente al Comu Mini PC di dissipare completamente il calore anche dopo un utilizzo intenso. Io ho avuto modo di testarlo ed effettivamente il calore, anche se con un utilizzo parecchio prolungato, porta il dispositivo al surriscaldamento, però non è un calore eccessivo, quindi riusciamo comunque a mantenere delle temperature adeguate. Il processore presente al suo interno è un collaudato Intel Atom Quad Core Z3735F a 64 bit con piattaforma Beytrail. Il processore inoltre lavora ad una frequenza da 1,83 GHz. Inoltre abbiamo al suo interno 2 GB di RAM DDR3, molto performante, 32 GB di memoria interna che può essere allargata tramite micro SD fino a 128 GB. La connettività inoltre va a completarsi con il Bluetooth 4.0, il Wi-Fi BGN, abbiamo un'uscita audio da 3,5 mm che include anche la parte per il microfono, poi abbiamo una porta mini HDMI e tre porte USB 2.0, di cui una è una micro USB con funzione OTG.
Come visto nell'unboxing, il dispositivo è provvisto solo di caricabatterie e HDMI, quindi mancano completamente altri dispositivi di input. Infatti, noi abbiamo qui il cavo HDMI per collegarlo poi allo schermo, e invece mancano dei dispositivi come un mouse, una tastiera oppure un controller. Effettivamente, quando si cerca di portare di ridurre all'osso e ottenere un dispositivo del genere, ci può stare l'assenza di un controller o di una tastiera. In ogni caso, possiamo comunque acquistarne una di Comu separatamente sul Comu Store a 34,90 euro. Adesso invece passiamo a vedere il funzionamento su desktop. Quindi abbiamo detto attaccheremo il nostro Comu Mini PC al nostro televisore e vediamo come si comporta. Andiamo a vedere un po' il consumo di RAM, proviamo a far partire un gioco e vediamo in sé cosa aggiunge Comu alla normale esperienza di Windows 8.1. Eccoci qua sul desktop del nostro Comu Mini PC. Ho aperto alcune applicazioni in modo tale da renderci conto grosso modo della validità del prodotto e soprattutto vedere quante risorse sono occupate nel mentre che utilizziamo queste applicazioni. Allora, prima di tutto andiamo a rifare un excursus sulle caratteristiche tecniche, aggiungendo quelle che non abbiamo visto. Allora, del materiale, del sistema operativo, della CPU, della RAM ne abbiamo già parlato e quindi andiamo avanti. Allora, arriviamo qui nella sezione multimedia. Dunque, per quanto riguarda la multimedialità, in questo caso abbiamo tutti questi codec che sono supportati sia per quanto riguarda il video che l'audio nativamente dall'hardware. Inoltre, installando dei software aggiuntivi, potremo incrementare ancora di più il numero di supporti riproducibili, numero di codec riproducibili. Poi qui abbiamo tutti i supporti nativi da parte del Comu Mini PC per quanto riguarda i file system. E abbiamo quindi exFAT, NTFS, FAT32, vabbè, gli hard disk esterni alimentati e poi ci sono tutte le informazioni per quanto riguarda ancora la batteria che logicamente, come abbiamo già detto, è di 7000 mAh e tutto quello che riguarda poi l'alimentazione e le dimensioni, il peso. Le dimensioni che sono di 115 mm di larghezza, 146 in lunghezza e 14 di spessore. Il peso è di 335 grammi, infatti queste dimensioni ne fanno proprio un dispositivo compatto e trasportabile e poco ingombrante. Allora, torniamo al desktop e andiamo a vedere. Allora, io per il momento ho aperto due schede di Firefox. La prima con lo store di Comu e vi faccio vedere dove potrete andare ad acquistare il dispositivo e inoltre vi faccio vedere il controller wireless di cui parlavo prima che è venduto separatamente, quindi magari se dovesse servirvi un controller potrebbe essere la soluzione giusta, anzi vi consiglio di prendere proprio quello presente sul loro sito internet. Inoltre ci sono altri store sia fisici che online dove poter acquistare il Comu Mini PC. Da qui andiamo poi a riprodurre un video su YouTube. Ho preso il video dell'unboxing che ho caricato qualche giorno fa e proviamo a riprodurlo per vedere in ogni caso come si comporta con il Amici e amici flash. di Tecnoandroid, un saluto da Gianluigi. Ecco a voi il Comu Mini PC e adesso andiamo a vedere come si compone la confezione di vendita e tutti gli accessori presenti all'interno della scatola. Allora, tutto sommato, io non ho particolari critiche da muovere per quanto riguarda
le funzioni diciamo basilari e per quelle per cui si presenta il nostro Comu Mini PC, sì, per la navigazione, per quanto riguarda la riproduzione di filmati video e audio, non ho notato alcun tipo di problema. Ho provato anche a giocare con qualche gioco scaricato dal Windows Store. Ho provato a scaricare FIFA 15 Ultimate Team, ho provato a fare ho provato a fare qualche partita e non ho notato particolari rallentamenti. Logicamente parliamo di giochi scaricabili direttamente dallo store e non di giochi particolarmente pesanti, per quelli sapete benissimo che servono delle macchine molto molto prestanti per poter sfruttare al meglio il gioco. Questo Comu Mini PC invece si presenta esattamente come abbiamo detto, come un media center che quindi ci permette di riprodurre audio e video, e Comu ha voluto allargare, diciamo, questa funzione anche alla navigazione, al controllo, diciamo, della casella email, alla scrittura di documenti, visualizzare. Ecco, passiamo quindi a vedere la parte Office. La parte Office si arricchisce di un ottimo regalo che ho potuto notare dal momento in cui ho fatto la configurazione del PC. In questo caso, infatti, mi è uscita la notifica che riguardava Office 365. Infatti, scaricandolo e aderendo con il proprio indirizzo email, possiamo ottenere una licenza annuale di Office 365. Quindi potremo utilizzare Microsoft Office per un anno sul PC o sul nostro smartphone. Con questa licenza ed è sempre un ottimo regalo perché possiamo utilizzare tranquillamente la suite più diffusa anche in ambito lavorativo per quanto riguarda le suite d'ufficio. Quindi detto anche questo, io un attimo, allora andiamo a vedere i consumi. I consumi, dunque, in questo caso abbiamo, beh, c'è FIFA 15 che ho chiuso poco fa, è rimasto ancora, lo vediamo ancora nella gestione delle attività. In ogni caso, con queste in registrazione di questo video e con queste particolari applicazioni, particolari software aperti, il consumo è questo. Io prima ho provato anche ripeto, ad aprire qualche gioco e ad utilizzarlo e devo dire che i consumi sono nella norma, si comportano bene, non ci sono particolari impuntamenti. Invece i particolari impuntamenti li ho notati specialmente quando la batteria inizia ad arrivare ad una percentuale molto molto bassa, quindi quasi a scaricarsi definitivamente. Lì ho notato che le prestazioni un po' decadono ed inoltre ho visto che al diminuire della batteria la diminuzione della percentuale non è molto uniforme, nel senso in un attimo ci troviamo al 91% e l'attimo successivo siamo, come in questo caso, all'82%. La durata c'è, l'autonomia c'è, riusciamo a coprire le ore che Comu dichiara, però per quanto riguarda le informazioni che il sensore dà al sistema operativo, ecco, vedete, adesso siamo passati da 82 a 64. In ogni caso, io sto utilizzando il Comu Mini PC già da diverse ore. Siamo già a quasi 3-4 ore di utilizzo. Quindi tranquillamente posso dire che riesce a coprire adeguatamente l'autonomia che Comu dichiara. Allora, per concludere, questo è il primissimo mini PC. Comu è la prima azienda italiana ad averne prodotto uno ed averlo messo sul mercato.
e riesce a garantire adesso lo stesso supporto che garantisce comunque ai suoi smartphone e tablet ed è raggiungibile sia via telefono che tramite email. La garanzia è ovviamente una garanzia italiana di 24 mesi. I pro, diciamo, le cose che mi hanno convinto di questo dispositivo sono il prezzo molto contenuto di 149,90 euro e secondo me è un prezzo adeguato per quello che offre questo mini PC. Poi l'autonomia, i 7000 mAh si sentono, riesce a raggiungere tranquillamente le 9 ore di utilizzo ed andare anche oltre. Poi il sistema operativo Windows 8.1 with Bing che si comporta adeguatamente e inoltre il 29 di luglio sarà aggiornabile a Windows 10. E poi la comodità di avere una power bank che ci consente di ricaricare anche per 2 volte i nostri smartphone e tablet. E poi il regalo che ho potuto notare alla prima accensione del dispositivo, ovvero quello di ottenere una licenza annuale di Office 365. I contro invece sono la mancanza di un controller che io comunque avrei inserito all'interno della confezione di vendita perché consente al cliente di avere immediatamente già un dispositivo pronto all'uso solo da collegare ad un televisore. Poi la mancanza di una porta USB 3.0 che oggi è ormai uno standard, lo troviamo praticamente, troviamo una porta USB 3.0 praticamente su diversi dispositivi. E poi la mancanza del LED di notifica del caricamento che ho avuto modo di notare quando ho messo per la prima volta e anche la volta successiva il dispositivo sotto carica da spento. Infatti non sono riuscito a capire se il dispositivo era in carica oppure meno. Facendo un bilancio fra i pro e i contro, mi sento comunque di consigliare questo mini PC per quello che è, cioè un media center che inoltre ci permette di svolgere tutte quelle funzioni elementari, quali navigare e scrivere documenti. Vi ringrazio per l'attenzione, un saluto da Gianluigi per Tecnoandroid.